La Massese batte 3-2 sul terreno degli Olivetti la quotatissima Unione Sanremo e si riporta a meno 5 dalle battistrada Ponsacco e Lavagnese. L'atteggiamento tattico adottato da mister Zanetti, possesso palla lasciato agli avversari e repentine ripartenze a sfruttare la maggiore velocità rispetto ai difensori ospiti di Benedetti, Frugoli, Remorini e Spinosa, ha determinato la vittoria degli apuani, che dovevano fare a meno di Lucaccini per problemi odontoiatrici, ma soprattutto di Barsottini, che starà probabilmente assente per diverse settimane, sostituito tra i pali dal neoacquisto Ivano Feola, nelle ultime 3 stagioni 95 presenze in Serie C. Tornava al centro della difesa Samuele Mosti. Una panchina stellare per i bianconeri, con l'attaccante Taddeucci, il difensore Pasqualini ed il fantasista Del Nero. Di fronte a un'Unione reduce da 5 vittorie consecutive, con mister Calabria che schierava in porta il massese Gavellotti e sistemava l'ex Taddei in una inusuale posizione laterale. Davanti poteva contare sul crack di mercato Lauria, già capocannoniere con 5 reti, e sull'ex bandiera dell'Argentina Arma, Lo Bosco. Cielo cupo e nuvole minacciose, ma giornata asciutta. Anche in questa stagione non ci sono tifosi matuziani al seguito. Comincia benissimo la Massese, con la tradizionale maglia a strisce verticali bianconere, e dal quinto passa subito in vantaggio. Tutto di prima a destra Fenati, Raimo e Amico, sul fondo per Frugoli che mette in mezzo corto per Benedetti, il quale evita Barca, e di sinistro Rasoterra, da poco fuori area piccola, fulmina Gavellotti. Al quindicesimo su cross di Amico da destra, Frugoli in scivolata non trova lo specchio. Al ventiduesimo travolgente a fondo di Spinosa, a sinistra, cross in mezzo e destra al volo dal dischetto di Amico, respinto da Gavellotti. Irrompe Benedetti che gira in rete, ma l'arbitro aveva fermato l'azione un attimo prima per gioco pericoloso dell'attaccante lucchese. Poi si fa notare Taddei, sempre da destra, al 28esimo con un tiro che finisce sull'esterno della rete e dal 38esimo con una sorta di pallonetto che Feola devia sopra la traversa. Al 44esimo ancora un'imperiosa accelerazione di Spinosa che libera Frugoli in area, il quale sciupa malamente sparando alto. Nella ripresa, sotto un timido sole, al terzo Castaldo colpisce debolmente di testa tra le braccia di Feola. Al quinto Lauria ci prova da fuori, ma Feola è attento. 3 minuti dopo, su tiro al volo da sottomisura a sinistra di Lauria, il debuttante portiere partenopeo Feola si supera respingendo. Al decimo, per questo contatto in area a destra tra Colantuono e Benedetti, l'arbitro Votta di Moliterno concede il rigore che un minuto dopo Remorini trasforma segnando la sua quarta rete in campionato. Al 14esimo, monumentale occasione per Frugoli per chiudere il match. Sul lancio di Amico, cavalcata solitaria e doppio tentativo dell'ex Empoli che si fa irretire però da Gavellotti. Al 24esimo proteste Sanremesi per questo contatto in area tra Sgambato e Falomi, ma l'arbitro fa cenno di proseguire. Un minuto dopo Spinosa batte una punizione insidiosa da sinistra che Gavellotti blocca in presa alta. Al 27esimo Del Nero sostituisce Frugoli. Al 28esimo su angolo da sinistra Castaldo accorcia le distanze infilando Feola di testa. Al 42esimo Castaldo si becca il secondo giallo e viene espulso. Dalla punizione battuta da Del Nero, la palla sbatte sul palo, sulla schiena del portiere e rimbalza nella zona di Benedetti che in mezza rovesciata infila il suo secondo gol personale. Ma non è ancora finita perché al 46esimo ancora su angolo è Falomi ad accorciare per i matuziani. Addirittura al sesto minuto di recupero, uno sfinito Benedetti trova la forza per impensierire Gavellotti da lontano. Domenica prossima trasferta con la Givi Borgo, reduce dall'ottimo pareggio per 2-2 a Savona.